Post sul blog di Grillo che dice vinciamo noi però arrestano voi, da destra e sinistra proseguono gli arresti, 35 sull'inchiesta del Mose di Venezia, qual è il vostro commento? È ridicolo che i partiti si rifiutino di accettare che queste persone sono membri dei partiti, appunto. Abbiamo visto che c'è una corruzione dilagante e che è trasversale, larghe intese che si ripetono anche all'interno delle grandi opere, grazie alla collusione di personaggi di vari partiti e che arrivano fino a livelli altissimi. Abbiamo ricevuto una risposta che è vergognosa dal sottosegretario, che sostanzialmente ha ammesso, abbiamo visto dalla mimica, si è girato a un certo punto e ha ammesso che non ci sono controlli adeguati. Tutta l'attenzione adesso è puntata sul cantone, su quella che sarà appunto l'autorità per contrastare la corruzione. Quale credete possa essere il risultato di questa struttura? Noi diciamo che Cantone ha detto una cosa giusta in questi giorni. Questi contratti con aziende che contengono corruttori e corrotti devono essere cancellati. Abbiamo chiesto che Lupi venga a riferire in aula, che ci risponda e poi vedremo come giudicare Lupi stesso, perché alla fine il ministro delle infrastrutture deve rispondere di quello che succede in Italia, non può far finta e ripetere il solito mantra che la politica dice da anni: sono stati quelli prima di me. Si parla anche delle dimissioni del sindaco di Venezia Orsoni, ma pare che il PD non stia spingendo, anzi lo stia disconoscendo. Sì, una cosa che ci fa un po' rabbrividire, non lo so, che il PD scarichi il suo, diciamo, punta di diamante per Venezia, infatti è stato sfidato da Brunetta nelle scorse elezioni, mm-hmm. Adesso viene scaricato semplicemente perché per dire che loro sono nuovi e lui fa parte della vecchia politica, ma in realtà l'hanno sostenuto, quindi disconosce uno stesso componente dello stesso partito, mi sembra una cosa quantomeno bizzarra.